sia importante portare i vostri bimbi dall'osteopata. Innanzitutto è bene ricordare che già dalla gravidanza la mamma può andare dall'osteopata per innanzitutto migliorare il suo stato di salute e per rendere più fisiologico possibile sia tutto il corso della gravidanza che il parto. Anche perché sappiamo bene che il bambino può essere sottoposto a piccoli traumi e disfunzioni sia già a partire dalla vita intrauterina, sia nel momento del parto che nel momento del postparto. Quindi sarà importante portare i nostri bimbi dall'osteopata non solo nel caso di parti difficili o parti problematici o parti prematuri, ma anche nel caso di parti fisiologici, perché in ogni caso il bambino può essere sottoposto a piccoli traumi, piccole disfunzioni dovuto a questo momento molto importante della vita. I nostri bimbi, soprattutto i neonati, perché hanno bisogno dell'osteopata e quali sono le principali problematiche per cui rivolgersi a un osteopata? Allora, nei primi mesi di vita, soprattutto per problematiche come piccole coliche, rigurgiti, reflussi, oppure per problematiche dell'apparato respiratorio, per problematiche di sonno, quindi magari quei bimbi che fanno fatica a dormire o che hanno risvegli continui, oppure che hanno un sonno molto agitato, oppure altre problematiche per cui rivolgersi all'osteopata possono essere problematiche di deglutizione, quindi difficoltà alla suzione, difficoltà ad attaccarsi al seno della mamma, oppure difficoltà proprio nella digestione e nel transito del cibo. Portate dall'osteopata sono tutte quelle disfunzioni legate all'ambito cranico, ovvero plagiocefalie, malposizionamenti cranici, torcicollo miogeno, che spesso sono dovuti o a dei parti difficili, oppure a malposizionamenti intrauterini, oppure spesso legati a casi di prematurità. In tutti questi casi è bene che l'inquadramento osteopatico sia fatto il più precocemente possibile, proprio per innanzitutto ridurre i trattamenti di cui il bimbo poi avrà bisogno e migliorare il recupero. Oltre l'anno di vita, l'osteopatia sarà utile per il riconoscimento di tutte quelle problematiche legate soprattutto al rachide, agli arti inferiori e ai piedi, quindi problematiche più legate all'aspetto muscoloscheletrico, quindi ad esempio atteggiamenti scogliotici, piede piatto, piede cavo, quindi tutte problematiche legate più a quella che è la postura e l'accrescimento. Inoltre sarà utile far valutare il vostro bambino dall'osteopata per problemi legati ad esempio alla sfera dell'orecchio e del naso, quindi per otiti ricorrenti, per sinusiti ricorrenti, oppure per problemi visivi che possono comunque interferire con quella che è la postura del bambino, o ad esempio per problemi legati invece alla masticazione e alla deglutizione, quindi problemi occlusali, problemi di dentizione, proprio per rendere il bambino il più fisiologico possibile, togliere tutte quelle disfunzioni che possono alterargli e dargli fastidio nel suo processo di crescita. E in ogni caso è sempre bene ricordare che anche se non c'è una patologia conclamata o un quadro disfunzionale chiaro, è sempre bene comunque portare il bambino il prima possibile per fare uno screening osteopatico, proprio per individuare precocemente tutte quelle piccole disfunzioni, piccoli traumi che possono interferire sullo stato di salute del bambino.